Niente drammi, testa a roccella e obiettivo numero uno, ritrovare immediatamente la vittoria. Il Messina non esce ridimensionato dal KO rimediato ad Acireale e si concentra subito sul prossimo impegno. Tra 48 ore si torna al Franco Scoglio e la ricerca di un successo riprende più accesa di prima per tentare di accorciare sulla zona playoff. La squadra di Modica, con la doppia seduta odierna e la consueta rifinitura di domani, tenterà di arrivare all'impegno nella migliore condizione possibile. Il tecnico, dal canto suo, dovrà capire come comporre l'11 da schierare ai nastri di partenza per il match con Roccella, conscio di un'assenza importante come quella di Lavrendi. La squalifica del centrocampista lascia vacante una posizione in mezzo al campo e con Migliorini ancora non al meglio, che ieri ha lavorato a parte per proseguire nel recupero dopo i tanti problemi delle ultime settimane, resta da capire chi sarà ad occuparlo. Out precauzionalmente nella seduta di ieri anche Mascari e Lia, che comunque non sembrano rischiare in vista di domenica, mentre sarà ancora assente l'attaccante Carini, vicino al rientro. Occhi puntati sulla gara dell'Ercolanese, che in casa ospiterà la Gelbison, altra formazione antagonista del Messina nella lotta al quinto posto. Il calendario potrebbe regalare ai giallorossi un'altra chance da sfruttare per accorciare le distanze sugli avversari, ma nel frattempo diventa cruciale ricominciare a macinare gioco e risultati per riprendere una corsa condotta fino ad ora a ritmi elevatissimi.